ovviamente, dopo aver avuto la geniale idea di liberare una bambola maledetta, dobbiamo cercare il modo di scappare. Ma chi l'avrebbe mai detto? Oddio, è buissimo. Cos'è sta cosa? Ma è una mommy! Ora, ora. Mommy! La sua parte inquietante deve averla sempre, sto gioco. Ma quindi ora siamo contro la mommy? Che ansia, che ansia, che aiuto, mamma! Ma riprende letteralmente il punto da dove abbiamo lasciato. E dove sarebbe andata la signorina Poppy? A far danni, sicuramente. Ah, ma qui sono cambiate robe. È chiuso, non posso tornare indietro. E dove dovrei andare, scusami? Ah, c'era una porta. Non l'avevo assolutamente vista. Permesso? Ah, si rientra direttamente nella fabbrica. Perfetto, non vedevo l'ora. Si tira dritto verso la porta rossa. Non mi piacciono le porte rosse. Peluche con molto sangue. Perfetto. Ma mi posso arrampicare? Wow! Oddio, bellissimo! Come si dice? Si stacca? Ok, perfetto. Bellissimo! Immagina doverla fare durante un inseguimento. Vediamo se qua c'è qualcosa. Ce la posso fare? Che brutto posto, posso chiudere e andare via. Arrivederci, è stato bello. Che ansia, sti bambini, ma pure qui ci sono i bambini che mi guardano. Basta. Cos'è? Ho rubato qualcosa, ho preso una chiave. E cosa apro con questa chiave? Ah, ma forse la famosa porta rossa si apre così. Che belli questi... Con che fisica hanno iniziato a saltare questi, scusatemi? Dicevo, che belli questi disegni. Che c'è scritto qui? Lia è molto sexy. Grazie, gioco, per avermi dedicato questa cosa. Ma ho rubato per sbaglio... Che cosa ho rubato per sbaglio? Ma ho rubato l'affare che era qui! Ma non volevo! Volevo solamente aprire quello! Tanto tempo fa c'era una fabbrica. Poi la fabbrica è esplosa. Ah, lo censuriamo lui. Certo, giustamente. Vediamo se riesco a tirarlo giù. Forse lo fa con domani. Ma di nuovo mi devo infilare dentro sti cosi. Non è che c'ho proprio bei ricordi, ecco. Dove siamo di bello? Ah! Ma... Ciao Poppy! Ma quindi Poppy non è cattiva? Cioè non mi sembra cattiva. Sono confusa. Aspetta, con calma. Olè! Non c'è... Non ci credo. Non ci credo. Ma non c'era nessun muro invisibile. Da lontano non si poteva. Sì, però non fare ste cose che mi fai cagare addosso, va bene? Aspetta, un attimo che... È un po' complicato per me. Ma sono tornata qua. Non è che mi salta addosso all'improvviso? This way, ma io c'entro lì, credo. Vabbè, ma magari la raggiungo da fuori. Ah, si sono accesi questi. Yes. Tutti questi salti mi stanno facendo molta paura, devo dire. Madonna, questo è profondissimo. Vado! Oddio! Papi, che stai a far, buco? No! Tocca andarla a salvare. Io vado, mi butto. Al massimo muoio. Geronimo! Oddio, oddio, che sta succedendo? Non vedo niente, tutto scuro. Power! Ormai in queste cose siamo degli esperti. Allora, dove sta la 1? Ok, la 1 è lì. Vabbè, questo dovrebbe essere abbastanza semplice. Madonna, sono diventata un nodo. Ci arrivo da qua? Perfetto! Aiuto! Ma aspettava che camminassi per aprirsi. È un po' rosso, mi fa un po' paura questa cosa. Mi mette una certa ansia. Aia! No, no, Ma mi ha rubato la mano! E la bambola! No, non t'avvicinare, non t'azzardare ad avvicinarti! Ma quindi non posso riavere la mia mano? Che sta succedendo al pavimento, secondo voi? Quantomeno mi ha aperto la porta. Che bello questo posto! Ma è la versione rosa di Huggy Wuggy! Eccessiva. Ma che è sto coso? E continua a fare pi. Ai, to. Ah, ho chiuso le porte, ottimo. No, non voglio fare nessun memory. C'ho dei problemi io a ricordarmi le cose. Non è un'ottima idea. Aiuto. Ma con tutte le cose che c'erano proprio i memory game? Ma dove cavolo mi sta facendo andare? Dove siamo? Cassetta. La mano verde. La mano verde succhia energia. Ma dov'è la mano verde, scusami? Cioè mi stai a fare tutto il mappone sulla mano verde. Ma la mano verde dove sarebbe? Forse la devo creare. Quelle sono palle, non sono mani. Ma stanno andando sotto il pavimento. Ma quanto me ne sta fabbricando? Ma me ne basta una, scusami. Manca la tinta nella macchina. Cos'è? Questa è la tinta? Metto qui? Olè. Spruzzatina. Mi scusi, non mi servono tutte queste mani. Che spreco è? Posso prenderne una?
Olè, ma ci posso entrare così? Dove siamo? Dio, che è sta stanza, mo? Che ansia. No, il famoso memory. Non lo voglio fare. Ah, me magna quello se sbaglio, perfetto. Raga, sono già morta, consideratemi morta. A me, a te, lui scende a prescindere. Non lo so, mi sembra pericolosa questa cosa. No, mommy, fatti i cazzi tuoi, mommy. Ma sta già scendendo. Ah, ok, risale. Blu, verde, verde, blu. Ho vinto? Come round 4? Mi stai prendendo in giro? Ma che colori sono? Che cazzo è? Com'è? Oddio, ho distrutto tutto. Mi sembrava un po' troppo difficile. Non t'arrabbiare, mamma, per favore. Che cosa mi stai dando? Ah, il codice del treno. Particolare questo codice. Mommy knows other ways to play with you. Sì, non che io voglia giocare effettivamente con te, però ci sta, nel senso, se proprio devo. Ah! Ma non pensavo cadesse sto coso. Ho capito. Ovviamente si va dove c'è scritto pericoloso. A noi la parola pericoloso piace proprio. Sì, ma apriti per bene. Ah, ok, ci volevano due mani. Dove si va di bello? Vabbè, devo tornare al treno, immagino. Beh, devo dire che c'è stata un po' di confusione qui. Mi lancio, sicuro? Cos'è sto coso su e giù? Aiuto, perché vola tutto? Che succede? No, raga, ma io non stavo facendo niente. Ma perché ogni tanto volaro... Era voluta questa cosa perché lei... Ditemi che era voluta perché mi sto spaventando di sti glitch strani, se no... Allora, capiamo cosa bisogna fare. Mamma mia, che voce fastidiosa, stai zitta. Ma questo sale per caso? Ah, ok, c'è troppo peso. Vabbè, levo questo. Ah, no, è proprio questo che è peso. Io la tirerò questa leva. Cosa ho acceso? Ma forse devo semplicemente saltare su sto coso. Non ci posso andare su sto coso. Mi serve qualcos'altro di grosso. Tipo questo. Non lo posso prendere. Forse questo... Aiuto! Ok, ci sono sopra. Non so come, ma ci sono sopra. Oddio! Ce l'ho fatta! Allora, io non so se questa cosa è legit, ma io l'ho fatta. Oddio, sono un ninja. Cioè, faccio il giretto qua. In teoria, scendo, tac. Ho sentito una musichetta, quindi era giusto. Ma questo si è attivato? Oh merda, forse dovevo montarci. Ah, ok, meno male scende. Pensavo di aver trollato. Basta, se fughe di gas ogni volta. Allora, questa porta è bloccata da una sedia. Ci sarà un motivo se questa porta è bloccata da una sedia. Io adesso la sbloccherò come sempre e farò dei grandi danni. Non si spiccia sta sedia, ma chi è? Di cemento, aiuto. La sedia più pesante del mondo. Perché adesso ci sono delle ragnatele lì? Non è che ci sono stata così tanto. Mi sembrano esagerate delle ragnatele. Ora però suona questa, quindi forse devo tirar giù questa. Tac. No, che vuole questa di nuovo? Cosa dovrebbe essere? Acchiappa la tavola? Non so se sono pronta a ciò. Wow, quante manine. Perché mi sa tanto di una chiappa alla talpa versione gigante? No, raga, no, no. Le mie abilità di reazione sono nulle, ve lo dico subito. Cioè, mi stanno facendo fare memory che io ho la memoria di un topo morto e la reattività che ho la reattività di un sasso. Cioè, sto gioco è proprio contro di me. Va bene. Ari, eccola questa. Cavoi, scema. Mi spaventa un sacco questo, che ansia. Ma che devo fare? Stai lì. Non potrò. Troppi. Oddio, è finito. Ti odio. Ti odio. È stato il gioco più ansioso che io abbia mai fatto. Grazie. C'è un problema con le scale. Ah, ma c'è il palo. C'è il palo salvatore. Palo, salvaci tu. No, non si fa così. Ok, andrà tenuto premuto. Aia, aia. Sto sbattendo ovunque. Cosa sono questi rumori ambigui? Cos'è? 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 Perché? Ma è Aghi? Ciao. Non è Aghi. Che stai facendo? Ah, se ne va. Ma mi ha aperto la porta? Certo, si poteva alzare un po' di più sto coso. Cos'è? Trasporta il carretto? Ma forse no. Oddio, sì, invece. Perché dovrei fare questa cosa? Scusa. Vabbè. La metto qui. Poi vado di qua. Ah, ma me la posso riprendere. Cioè, mi posso ricciucciare l'energia che do alle cose. Ah, di qua c'è questo. Tac. Ah, adesso posso prendere l'energia qua. Oddio. Yes. C'è una testa un po' tagliata, brother, eh? Sì, vabbè, insomma, non serve a niente questa cosa. Allora, capiamo. Se la metto qua, perfetto. Perfetto. Faccio così. Faccio così. Faccio così. E dovrei far così. Vai, vai, carretto! Tu ce la puoi fare, io no! Ah, ma rimane aperto. Sfondato tutto, perfetto. Non credo di dover andare nel burrone. Cioè, io vado qui. Insomma, in un modo o l'altro ci si deve lanciare comunque a prescindere. E adesso abbiamo l'ultima leva. Grazie, grazie, lo so che sono bravissima. Statue! Che vuol dire statue? Vabbè, non sarà mai terribile come gli altri due minigiochi. Ma cos'è questo? Il cane con i mille piedi? Un mille piedi cane? Allora, qua devo capire dove arrivo. Intanto come cazzo me lancio? Ah, è vero che devo tenere premuto. Ma perché non si capisce?
capisce mai che cazzo hai sbloccato su sto gioco. Cioè, non sto capendo. Ma che è sto zampettino? Sarà mica il cane mille piedi? No, dai, che ansia. Che è sta roba? Che cos'è? Ma nel 2-3 stella! Comunque è impossibile fare un gioco meno inquietante dell'altro, deve essere per forza uno più inquietante dell'altro. Capito? Ma dura pochissimo la musica. Che è successo? Cosa mi ha ucciso? Oh, la Madonna! Oh, ma è diventato Fast and Furious! Ma io ero ferma! Oddio, questo è il minigioco peggiore, cazzo! Non sarà mai terribile come le altre due minigiochi. Aiuto! 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 Sono viva! Forse si sta arrabbiando malissimo, si sta decisamente arrabbiando. Che è sta roba adesso? Ah, gira il ponticello, wow. Che si fa qui di bello? Ah, ok, vanno di là adesso, ma io dove li devo spedire? Cioè, ma in teoria io me li posso rubare sti cosi? Oddio, sì! Ma li posso rubare, è bellissimo! È lui, giuro. Ma poi che roba di sicurezza sarebbe questa? Scusami, metti il peluche nel toy scanner. Cioè non è che c'hanno il tesserino qua. C'hanno i peluche. Ma è possibile che queste cose siano fatte di carta pesta? Si può uscire? Non si può uscire. Gesù Cristo! Sono morta! Oddio, non sono morta, oddio, non sono morta. Non ancora. Non ancora, non ancora, non ancora. Scappa, scappa, scappa. Ah, infiliamoci nei buchi, sì. Non ci passo, ok. Dove vado? Ma sì, lanciamoci ormai. Cosa vuoi che ci faccia male? Ma lei mi sta inseguendo tutto questo. Ah, ma c'è un coso là sopra. Uno rosso, due blu, tre verde, quattro giallo. Yes! Oh Cristo santo benedetto! Aiuto! Ah, ok, questo suona. Quindi qui gli va messo un coso. Questo, palese. Non è che brucia? Non brucia, non si sa perché non brucia. Cioè, tu dopo aver acceso un furgone ci puoi andare dentro tranquillamente. Ok, perfetto. Hai rotto la minchia, hai rotto! Ma se mi chiudo nel forno viene? Oddio, ho fatto la giocata, raga! Mi sono chiusa nel forno, non è venuta! Comunque è un pochino arrabbiata la signorina. Tua madre quella mignotta! Aiuto! Madre santa, aiuto! Dai, dai, dai! Ha smesso di inseguirmi? Ma questo all'improvviso prende e dice basta, non ti inseguo più, non c'ho più voglia. No, 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 no! No, 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 no! È velocissima, cazzo, muoviti! Scema! Sei rimasta incastrata! Scema, scema! Go, 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 go! Oddio, cos'è questo schifo? Cos'è lo schifo che si è portato via il cadavere? E comunque anche lei come Aggy Waggy ha sanguinato. Ma che giocattoli sono? Ciao, Poppy! Sì, l'ho uccisa. È un problema? L'ordine deve essere questo. No, quello dei colori non va bene. 4, 2, 1, 3. Let's go! Si parte! Ma dov'è Poppy? Ma Poppy non è con noi? Ciuf, ciuf! Cos'è sta cosa? Oddio, posso fare ciuf, ciuf! Bellissimo! Ti ho salvata, quindi non mi mangi! I can't let you leave. Come? Ha perso la connessione, bambolina! Aiuto, ma è tutto in pendenza! Non me ne ero accorta! Aiuto! Non posso! Non posso frenare! Oddio, ho frenato invece! Ce l'ho fatta! E via con gli incidenti, olè! E che vuoi che sia un bel incidente ferroviario? Sono viva? Aia, mi ha flashato un occhio, madonna. Sono diventata stupida. Ma c'era bisogno di sparaflesciarmi a fine gioco? Comunque io devo capire perché nei giochi finisco sempre a fare gli incidenti di qualche tipo. Cioè, non so se sono io o sono i giochi horror che hanno questa predisposizione.